questa Costituzione così maltrattata in Italia? Beh, la Costituzione è una grande risorsa, come tante risorse italiane, mal utilizzata. E io credo che la Costituzione italiana, ma non lo credo soltanto io, ma tanti esperti, è una delle Costituzioni più avanzate al mondo, che contiene tanti principi propulsivi, promozionali, importanti, spesso inattuati. Allora io dico sempre che l'Italia può fare una grande rivoluzione. La grande rivoluzione è quella di attuare la Costituzione, va difesa per attuarla. Bene, c'è quasi l'impressione che lo Stato di diritto in Italia stia soffrendo da un eccesso di leggi sbagliate, di leggi no, non buone, che di fatto lo stanno svuotando dal di dentro. È un'impressione o è effettivamente così? Beh, in effetti credo che sia effettivamente così. Io credo che il tema è che noi abbiamo avuto un periodo in cui, soprattutto negli anni del berlusconismo, una legislazione che spesso è stata utilizzata per la legge di persona, per gli interessi personali di un uomo e anche di una casta attorno a lui, e così, anche così, la nostra Costituzione è spesso stata sfregiata. È di questi giorni la notizia che il procuratore di Palermo la procura di Palermo nuovamente ha chiesto la testimonianza del presidente. Cosa è cambiato rispetto a analoga richiesta avanzata dal suo ufficio? No, è cambiato innanzitutto che oggi quello che ieri avevamo fatto come procura di Palermo oggi viene accolto da un tribunale, anzi da una corte d'assise di Palermo, composta anche da giudici popolari, quindi, come dire, è la magistratura giudicante e anche il popolo italiano che chiede al presidente Napolitano di sottoporsi a quello che è normale che ogni cittadino faccia, anche il primo cittadino dello Stato, e cioè un esame testimoniale per chiarire alcuni punti che sono rimasti oscuri, che non c'entrano nulla con le famose intercettazioni che sono state oggetto di un conflitto di attribuzione. Quelle intercettazioni ormai sono state distrutte, il presidente Napolitano non potrà mai essere sentito sul contenuto di quelle intercettazioni, ma deve essere sentito invece sui colloqui che ha avuto con il suo consigliere giuridico, il dottore Loris D'Ambrosio, che è deceduto e che quindi non può raccontare certe cose, e che da una lettera che D'Ambrosio aveva scritto a Napolitano si capisce che D'Ambrosio aveva avuto uno sfogo col presidente Napolitano, raccontandogli di avere saputo delle cose che lo avevano fatto sospettare di essere stato schermo di accordi che erano stati presi dietro le quinte. Quegli accordi probabilmente riguardano la famosa trattativa, ecco perché è importante, io direi indispensabile, l'accertamento della verità che il presidente Napolitano deponga, e credo che questa sia una buona occasione anche per fare un appello allo stesso presidente Napolitano. Se il presidente Napolitano, come sono certo, non ha nulla da nascondere, che faccia lui un passo di chiarezza dichiarando pubblicamente che è pronto a essere sentito dalla Corte d'Assise di Palermo. Un'ultima questione riguarda il futuro, come lo vede? Beh, un futuro, diciamo così, di luce e ombre, come il presente di oggi di luce e ombre. Ci sono situazioni molto difficili, l'Italia attraverso una grave crisi, una crisi profonda, che è una crisi economica, finanziaria, politica, etico-morale, una crisi anche ideale. E allora noi, siccome sono convinto che però non sia una crisi irreversibile, noi dobbiamo mettere a frutto le energie migliori del Paese, che ci sono in varie parti del Paese, in vari settori del Paese, e usando come carta di riferimento la carta costituzionale. Abbiamo questa fortuna di avere questa Costituzione con una tavola di valori molto importante. Prendiamo quella tavola dei valori, uniamoci senza stare divisi. I partigiani della Costituzione, come mi piace chiamare coloro i quali sono disposti a schierarsi e a partecipare dalla parte dei principi costituzionali, e cambiamo l'Italia. Io dico soprattutto ai giovani, ai tanti giovani italiani che spesso sono indotti per avere un futuro a voler andare via dall'Italia, noi abbiamo una possibilità, abbiamo una missione. Possiamo cambiare il Paese per non cambiare Paese. Allora, per non indurre i giovani a cambiare Paese, chiamiamoli a partecipare assieme a noi per cambiare il Paese.
Bene, grazie per il suo intervento. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie mille. Grazie mille.